vedere il carro numero 2 dal titolo Vinagra in Oriente, allestito dalla bottega del Rione Telesini, che vanta il maggior numero di vittorie nelle varie edizioni della sfilata. Un successo che gli è valso l'assegnazione dell'ambito palio della sfilata. Il carro raffigura il presidente degli Stati Uniti d'America, Bill Clinton, il quale si reca in Oriente per trovare la ricercatissima pillola blu. Al posto di questa compressa, l'uomo più potente del mondo, riprodotto a grandezza naturale, trova invece qualcosa di più pregiato, ovvero una bottiglia del solo Pacadoc, che, rassicurano le persone del luogo, ha effetti migliori del tanto pubblicizzato Viagra. Del carro risalta subito la maestosità di una pagoda in legno di oltre 3 metri di altezza, curata nei minimi particolari e fedelissima alla realtà. Un'opera che ha richiesto l'impegno di veri artisti del legno, i quali hanno riprodotto in scala la tipica abitazione giapponese. Secondo carro Vinagra del Rione Telesini, quindi bottega alla stesrice Telesini. È un riferimento a Clinton e i suoi problemi del sex get. E in effetti Clinton, mi sembra di capire che Clinton dice che è meglio utilizzare il vino piuttosto che il Viagra, e gli amici hanno coniato un nuovo termine, Vinagra invece che Viagra. Clinton qui sembra che stia tranquillo, però nella realtà ha una serie di problemi e lo stiamo vedendo per televisione. Rischia l'impeachment.